Sono Donatella Bartolomei e parliamo di dizione. In un altro mio video in cui presentavo in modo generico quelli che sono i miei corsi di dizione, spiegavo che la cosa importante dal mio punto di vista perché sia efficace lo studio della dizione della lingua italiana è partire non da regole generiche, studiare tutte le regole in una volta, che è una cosa assolutamente impossibile e oltretutto un approccio, a mio avviso, pessimo, ma a partire da quelle che sono le caratteristiche della persona. Come parla la persona che sta studiando dizione? Allora, avevo anche specificato che io sono anni che vorrei scrivere, e prima o poi lo farò, un manuale o dei manuali di dizione, mi è venuta l'idea di scrivere dei manuali di dizione per regioni, per cercare di far partire la persona che sta studiando da quelle che sono le caratteristiche più vicine a sé. È vero che in ogni regione d'Italia ci sono tanti tipi di parlate diverse, non è che in Lombardia, in Piemonte, in Emilia-Romagna, in Sicilia, nel Lazio, cioè in una qualsiasi regione italiana, in tutta la regione si parla allo stesso modo, assolutamente no. Però quantomeno ci sono delle caratteristiche simili. Una persona che parla con un accento, milanese partirà a studiare certe regole che sono le sue prime necessità da sistemare, diverse da quelle da cui partirà una persona che vive e parla con un accento napoletano. Ecco, questo mi sembra evidente. Penso che ci si possa arrivare semplicemente ragionando, anche se non si è degli esperti di dizione. In questa lezione, in modo specifico, vorrei dare degli spunti di studio da dove partire. Potrei dire a livello generico dalla Lombardia, ma mi voglio stringere ancora di più perché in Lombardia, voglio dire, un bergamasco, un bresciano, una persona di Sondrio e una persona di Varese hanno delle caratteristiche differenti, ok, di parlata. Parliamo di una zona ben ristretta. Nella zona, diciamo, la parlata che si ha più o meno tra Milano, Varese, Novara. Ci sono anche qui delle differenze, però più o meno le caratteristiche base, le cose da cui partire solitamente sono le stesse. Nota bene, parlo di persone che parlano, non semplicemente che vivono, perché uno può vivere a Novara e parlare con un accento calabrese. Ecco, parlo di persone che pronunciano le parole perché sono cresciute, perché per tutta la vita sono state abituate a parlare con la parlata, diciamo, Milano, milanese, varesotta, novarese. Novarese, ok, siamo in Piemonte, non siamo in Lombardia, ma le persone di Novara parlano molto più simili alle persone di Varese e di Milano che non alle persone di Torino, ok? Per questo che le raggruppo. Quindi diciamo parlata più o meno tra il milanese, il varesotto e il novarese. Chiaramente questa non è una vera e propria prima lezione, perché per fare lezione in modo adeguato io devo avere o davanti di persona o anche online la persona o le persone che devono studiare, che studiano. Però se io voglio dare intanto dei primi spunti di studio, posso darli anche così in modo generico. Allora, la persona milanese, varesotta o novarese che vuole iniziare a studiare la dizione della lingua italiana, da dove deve partire? Da dove è meglio che parta? Partiamo dal presupposto che la dizione, ora non sto a fare una definizione di dizione, a spiegare bene che cos'è la dizione nel profondo, farò un altro video su questo. Adesso è proprio un video più mirato all'uso pratico. Partiamo dal presupposto che, come ho già detto, nessuno è bene che si studi. Si prende un libro di dizione, per esempio, un tutorial, un bigino, e si mette a studiare tutte le regole, oggi queste, domani quelle altre, eccetera, perché si crea solo una gran confusione nel cervello. Bisogna partire da piccoli passi, bisogna partire da una regola alla volta, bisogna partire soprattutto da ciò che più si nota
In quella parlata che crea l'accento provinciale, l'accento regionale. Io spero di spiegarmi in modo corretto. A me è molto chiaro, però nel caso sappiate che se avete anche solo dubbi e domande, anche che non avete intenzione di seguire un mio corso, ma avete curiosità per la materia, potete scrivermi sotto il video, c'è sempre il mio contatto mail e il mio contatto telefonico. Allora, le persone di queste zone, da dove è bene che partano? Sicuramente, dal mio punto di vista, almeno io svolgo così il lavoro, da ciò che è più evidente nella loro parlata che le allontana dalla dizione corretta della lingua italiana. Che cosa allontana come prima cosa? Le E. Il problema principale, problema nel senso, il primo approccio che deve avere una persona milanese, varesotta, novarese, insomma di queste aree, tra Lombardia e inizio Piemonte, diciamo, in queste zone, quello che si nota di più sono i perché, i me, i te, la sigaretta, la stella, la maglietta, eccetera. Ma non solo, qui parliamo di E aperte che le persone di queste zone pronunciano e invece nella dizione corretta della lingua italiana sarebbero E chiuse. Ma al contrario, hanno anche molte E chiuse che nella dizione della lingua italiana sarebbero aperte. Degli esempi, milanesi, varesotti, eccetera, dicono bene. Per esempio, no? Invece sarebbe bene, dicono cielo, sarebbe cielo, eccetera. Però studiarle entrambe, siccome le regole sono tante, sono veramente tante, e io infatti per i miei allievi creo, a parte un ottimo manuale, per esempio, che è quello della Ramorino, che io consiglio sempre, io creo personalmente dei bigini, chiamiamoli così, specifici per incominciare. Cioè dei PDF in cui metto quelle che sono le prime regole base su cui concentrarsi e solo e solamente quelle. Perché solo e solamente quelle? Perché per 20 anni, 30 anni, 40 anni, 80 anni, a seconda dell'età della persona, è stato pronunciato e ascoltato perché, me, te, e prima che sia fluido e registrato nel cervello. Perché me, te, e non sia forzato, e non sia una cosa stonata, obbligatoria, o che ci si dimentica una volta sì e una volta sì, ci vuole del tempo per assimilare. Quindi io adesso non ho il bigino, diciamo così, lo schemino da presentare, ma in linea generale posso dire che per queste persone è importante incominciare dalle E. Ma quali E? Le E o le E? Sicuramente quelle che suonano all'orecchio di una persona che non è della zona o da una persona che pur è della zona ma conosce bene la dizione italiana, la cosa che salta più all'orecchio e che stona e che stride, proprio in modo fastidioso, sono le E aperte sguaiate. Quindi è molto importante, prima di tutto, aggiustare i perché, i me, i te, i tre, i questo, i quello, i codesto, eccetera, eccetera. È molto importante incominciare dalle e da chiudere. Quindi e accento acuto nella regola della dizione. Poi una persona con davanti lo schema lo legge, lo vede, lo comprende. Io non ho pretesa ora di fare una lezione in un modo così astratto, c'è bisogno di avere davanti il testo e di rapportarsi con la persona che fa pratica in diretta. Ecco, però posso iniziare a dire questo. Solo dopo che si saranno studiate, esercitate nel tempo, fino a diventare fluide, questi perché che diventano perché, questi me che diventano me, questi tre che diventano tre, solo allora, e sono veramente tanti, non sono cinque o sei, sono molte regole, ok? Solo allora si potrà passare allo studio delle E aperte in dizione, che invece le persone lombardo-piemontesi, diciamo, di queste zone qua, al contrario, dicono chiuse, ma stride meno.
Cioè, a un orecchio esterno stride molto di più sentire, non so, l'attore in scena, il lettore in un audiolibro, il lettore durante un reading o qualsiasi altra persona che si esprima in modo, diciamo così, dotto nella lingua italiana, stride molto di più sentire un perché che sentire un bene. A me risulta immediata questa cosa. Mi risulta immediatissima l'orecchio. Chiaramente la persona che ha un orecchio già allenato o una persona semplicemente di un'altra zona e che ha già un minimo almeno di conoscenza della dizione coglierà quello che sto dicendo, lo coglierà molto meno la persona che non sa niente di dizione, che ha sempre parlato così e che sente tutti parlare così. Ma vi assicuro che su un palcoscenico, per esempio, un attore che dice perché, con una pugnalata al cuore, un attore che dice bene lo è meno. Non che non vada aggiustato anche quello, ma si parte dal peggio. Si parte da ciò che più stride, si parte da ciò che più stona. Quindi le persone che vivono e che parlano con quegli accenti di queste zone, abbiamo già detto, tra Milano, Varese, Novara, prima di tutto dovranno studiare le E chiuse, quindi le E da chiudere. E in un manuale di dizione le trovano. E nello studio di un corso si praticano. È meglio fare un corso. L'autodidattismo nella dizione è molto complesso, lo è anche durante un corso stesso. Bisogna avere molta pazienza, bisogna dire ok, vado a vedere quante sono queste da chiudere per me e per tutti, però si parte prima da quelle in questo caso, no? Sono tante. Ci si accorgerà che sono tante, che ci sono le regole senza eccezioni e che ci sono anche le regole con eccezioni. Allora uno va insieme alla testa e inizia a dire: Madonna, che pesantezza, che fatica, che difficoltà. Niente paura per le persone di buona volontà, perché chi non ha buona volontà lasci perdere di studiare dizione, perché ne ho viste persone che non hanno buona volontà, non ce la possono fare. Non ce la fanno dopo anni. Sono ancora come al primo giorno, è tremendo. Ma perché? Perché non si pratica nel modo giusto, ma perché soprattutto non si prende sul serio e non ci si appassiona. Se è una materia che non appassiona, è meglio lasciarla perdere, perché deve necessariamente appassionare. E in un altro video che farò, che ho già detto prima, dove parlerò del senso, del concetto, ma anche della bellezza e del significato della dizione, mi potrò esprimere meglio in tal senso. Adesso non lo faccio, se no faccio un video troppo lungo. Adesso mi esprimo proprio sul pratico. Come si fa a studiare? Troppe regole. Ah, già solo le da chiudere sono tantissime, con eccezioni, senza eccezioni. Oh signore, che casino. Niente paura. Uno inizia a sceglierne 5, 5 regole. Perché in ogni manuale di dizione, in ogni bigino, in ogni estratto, diciamo, che riguarda la dizione, sono sempre divise per regole, ok? Se ne prendono 5, se ne prendono 10, se ne prendono 3, 2, ognuno saprà e sentirà quello che è in grado di fare. Se ne prende una piccola parte, che ne so, i perché, i mei, te, questo e quello, eccetera, eccetera. Un'altra, 3 regole. 3 regole. Già le regole, ognuna contiene tante parole, o alcune parole o più parole, cioè non è che una regola uguale a una parola. Sono regole che racchiudono in sé tante parole, quindi uno ne sceglie un tot. Parte a studiare quelle. Cosa vuol dire studiare quelle? Vuol dire leggerle intanto, conoscerle, quindi sapere di che parole stiamo parlando, memorizzarle ovviamente, e poi la cosa più importante quale sarà? Praticarle ogni giorno. Non c'è altro metodo serio e che porti dei risultati. Su questo, da appassionata e insegnante e praticante, diciamo, di questa materia, posso assicurare che non esiste un altro metodo che non queste 3 regole. Ok, le pratico tutti i giorni. Per un certo periodo non dovrò più dire perché, ma dovrò tentare quantomeno di dire tutti i giorni perché. Non dovrò più dire la stella, dovrò cercare di dire la stella.
Anche davanti agli amici, anche sul lavoro, anche mentre studio, anche mentre parlo al telefono, anche mentre vado al supermercato. E questo frena molte persone, perché qui scatta un problema che è l'imbarazzo. Ci sono un sacco di persone che si vergognano. Ma mio marito mi prende in giro, mia sorella si mette a ridere, mio cugino mi sfotte. È un problema loro. Non è un problema tuo. Diciamo così, della persona che sta studiando. Se uno si lascia frenare da queste cose, è meglio che lasci perdere, perché non c'è altro metodo. Volendo, altre persone, altri insegnanti, chiunque potrebbe inventarsi qualsiasi metodo, ma il problema è uno, non è che uno decide che questo è l'unico metodo utile perché si diverte a farlo o vuole sembrare più figo degli altri. Ma perché il nostro cervello deve registrare un'alternativa fonetica di una parola che ha pronunciato per decenni della sua vita. E non è una cosa che si fa solo leggendola. Ah, ho studiato che si dice perché, ormai lo so, e quando sono sul palcoscenico dirò perché, e poi nella vita tutti i giorni continuo a dire perché. Non funziona. Anche perché quella parlata non è solo un fatto di accento grave o accento acuto, e quindi di è aperta o è chiusa, o aperta o chiusa. Non è solo quello. Ok? È il fatto di come lo si dice. Deve essere fluido, deve risultare naturale. Anche le persone che non vogliono studiare tutta la dizione, che è una materia molto lunga e complessa, possono optare per una ripulitura. Che cos'è la ripulitura? Io, non io Donatella, ma io soggetto, ho un forte accento regionale, che in questo caso stiamo dicendo milanese, varesotto, novarese. Non mi interessa parlare come Vittorio Gassman, come l'attorone, però voglio ripulirmi, non voglio andare a dire perché me, te, la stella, la sigaretta. Bene, cielo, pazzesco, eccetera, eccetera. Voglio ripulire, avere la possibilità di ripulire benissimo. Si può anche costruire un corso sulla ripulitura del parlato, che è meno impegnativo dello studio completo della dizione della lingua italiana, perché è un po' più soft, diciamo un po' più easy, ma i principi, le regole sono le stesse. Per togliersi quella sguaiatezza del perché me, te, la stella. Bisogna ripetere, ripetere, ripetere. Poi arriverà quel giorno in cui avrò la doppia possibilità, in cui con gli amici posso continuare a parlare con il mio accento lombardo, che a me piace, che a me Giovanna, per dire, non a me Donatella, dico al soggetto, piace tanto, e posso decidere invece usare la ripulitura o la dizione quando decido io. Ma questo avviene molto più avanti. La doppia possibilità avviene molto più avanti quando avrò consolidato in modo forte, forte quanto o almeno quasi quanto il mio parlato storico di una vita, allora potrò scegliere. E come ho già detto e come dirò in quel video in cui parlerò del senso della dizione, questa è una materia che racchiude in sé qualcosa di grande, perché non è solo la dizione in sé, non è solo il buon parlato, il bell'idioma, che è una cosa bellissima, importante, anche se oggi non proprio di moda, non proprio gettonata. Però è un accorgersi che spesso siamo parlati e non parliamo. Che non siamo in presenza nel momento in cui comunichiamo. Infatti, quando si studia dizione o la ripulitura, anche la semplice ripulitura, un esercizio che io faccio fare non è solo leggere, eccetera, ma anche parlare, cercando di mettere le regole di dizione che si stanno facendo, raccontando qualcosa in cui si è coinvolti emotivamente. Appena si è coinvolti emotivamente, se una persona non è molto preparata, decade immediatamente quello che sapeva leggendo, perché immediatamente il cervello si concentra da qualche altra parte. Quindi è un bellissimo allenamento per il nostro cervello, cioè è un allenamento che vi assicuro che porta in sé ben altre risorse.
di cui parlerò nell'altro video. Per concludere questa introduzione, dicevo, si parte da 3, 4, 5 regoline, ognuno decide quali, le si pratica per un periodo. Quando iniziano a essere fluide, passo ad altre 3, 4, 5, poi passo ad altre 3, 4, 5, sempre della stessa regola, sempre delle chiuse e accento acuto. I perché che devono diventare perché, i tre che devono diventare tre e via dicendo. Ok? Solo quando si sarà conclusa la regola della E chiusa, fino a dove voglio, le voglio far tutte perché studio in modo serio, quando saranno fatte tutte. Sto facendo una ripuliturina così, quel tot che voglio usare, vabbè, poi ognuno fa quello che gli pare, okay, a seconda dei suoi obiettivi, ma quando ho finito quello, allora, per i Lombardo, Novaresi, diciamo, per i Milanesi, zona Varese, zona Novara, per capirci, si può passare alle E da aprile. Vi assicuro per esperienza che ci sono persone che per passare dalle E chiuse alle E aperte ci hanno messo anni. Questo non per deprimere nessuno, ma per dire che se una persona non lo pratica con passione, ci può mettere veramente anni solo per fare le E da chiudere. E c'è gente che dopo anni non riesce neanche tanto bene. Invece ci sono persone, evviva, che dopo qualche mese hanno già fatto tutte le E da chiudere. E ormai le stanno registrando, però non bisogna mai smettere di praticare. Non è qualcosa che si smette di praticare così, è una ginnastica. E poi si va avanti su altre regole, poi c'è anche la musicalità della voce, cioè scusate, la musicalità non tanto della voce quanto della parola, perché il parlato di una zona porta in sé non solo E aperte, E chiuse, le O, le S, le Z, eccetera, ma porta la musicalità. C'è molto spesso una cantilena locale, spesso persone del Varesotto, per esempio. Ma comunque anche di queste zone che sto citando, che hanno questa cantilena. Ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Questa è proprio una cantilena tipica di certe zone. La musicalità della dizione italiana è un'altra. Il che non vuol dire mettere in serie B, cioè vorrei anche specificare questo, chi studia dizione non si deve trovare a denigrare la parlata locale, che sia calabrese, che sia lombarda, che sia altoatesina. Cioè, non va denigrata. È una dizione anche quella, c'è cioè la dizione della parlata di Agrigento, la dizione milanese, la dizione romanesca, cioè è un'altra dizione, ma la dizione della lingua italiana neutra, diciamo così pura, ha delle regole ben precise. Chi decide di studiarla o perché fa teatro o perché fa reading, cioè legge in pubblico, fa lettura ad alta voce o perché fa audiolibri, perché parla in pubblico? E c'è tanta gente che parla in pubblico, docenti, persone anche che presentano le loro attività. È tremendo quando vedi uno che presenta l'altro giorno, mi è capitato un video di un veterinario che presentava tutta una cosa interessantissima. E dice, io sono un medico veterinario da 50 anni, pratico questo studio. Cioè, sarà bravissimo, ma se una persona ha un minimo di orecchio, questo provincialismo del parlato, dove uno trasforma le P in B, per esempio, come faceva questo qua, o le sh, cioè, diminuisce credibilità ed autorevolezza a un buon ascoltatore, a una persona con un buon senso critico, a una persona con un buon orecchio. Poi può essere un veterinario meraviglioso anche se parla così, ma nel momento in cui pratica solo il suo mestiere in ambulatorio o sulla strada, nella vita, eccetera, eccetera, è un conto. Ma nel momento in cui uno va nel mondo a presentare, a fare una conferenza, attenzione, sarebbe il caso di farlo almeno una ripulitura. Perché l'errore, cioè scusate, il parlare un italiano eccessivamente provinciale rasenta e sfiora all'orecchio attento l'errore grammaticale. Un perché sguaiatissimo da una persona che dovrebbe parlare in pubblico bene rasenta l'errore fra congiuntivo e condizionale.
Lo stesso il dire a proposito invece di a proposito. Non so se mi sto spiegando. Comunque, per chiudere, quello che volevo dire è che l'inizio deve essere fatto sulla prima necessità. Per quanto riguarda le zone che sto trattando qui, le E da chiudere è la prima regola da studiare. Metodo tutti i giorni per un grande periodo. Uno proprio tutti i giorni non se la sente, più volte alla settimana. Ritagliarsi degli spazi tutti i giorni, almeno quando parlo con quell'amico, almeno quando faccio questa attività. Non relegare nell'ora della lezione di teatro a settimana o una volta ogni 15 giorni quando mi ricordo, perché sennò è una materia che non porta frutti. L'addizione porta frutti se si pratica come una ginnastica in modo costante, perché il nostro cervello deve registrare qualcosa di nuovo dopo decenni che si pratica in modo diverso. Decenni intendo da tutta la vita di una persona. Qui chiudo per chi avesse curiosità e volesse chiedermi ulteriori informazioni su quanto detto, mi contatti e grazie per aver seguito questo video.